anche questi piccoli equilibri. Senza dunque meravigliarsi se magari è il più prossimo che ti fa l'assalto più feroce. È normale che sia così in realtà, in una competizione politica dove la conquista del consenso è nel territorio prossimo, non nel territorio lontano. Quindi è evidente, non scoraggiatevi, è chiaramente fisiologico che ciò accada. Ma la nostra determinazione si rafforza se noi torniamo a guardare a quel filo rosso, al disegno che unisce tutti questi puntini, che spiegano perché il popolo della famiglia si candida in posizione autonoma, chiedendo consensi su questo simbolo, alle elezioni del 4 marzo del 2018, perché lo fa con un gruppo dirigente fatto di mamme, di papà, di persone che sono evidentemente provenienti dal popolo, senza nomenclature di alcun grado, alcun genere, e senza avere i nomi nel simbolo. Guardate che non è una distinzione di da poco. Il 4 marzo sulla scheda voi troverete il simbolo Berlusconi presidente, Salvini premier, Meloni col prosciutto, non so che c'è scritto, Grasso, c'è pure Grasso, che è il grasso del prosciutto evidentemente, Bonino, persino Lorenzin ha avuto il coraggio di mettersi il nome del simbolo, come se uno potesse seguire Che Guevara Lorenzin, capito? Noi chiediamo il voto per una parola, popolo, e per un simbolo che sono mamma, papà, figli, cioè un voto a voi stessi, perché almeno figli lo siamo tutti. È inevitabile che noi chiediamo un voto popolare e non un voto ad un progetto personale. Noi non stiamo coltivando gli interessi di una persona o di una cricca, noi stiamo coltivando gli interessi di un popolo che sono stati violati pesantemente da quel disegno che adesso andiamo a descrivere, così capiamo perché. Perché quando abbiamo votato l'altra volta, 5 anni fa, ve lo ricordate, sembra 100 anni fa, ricordate che i sondaggi, per inciso, a 20 giorni, anche a 10, dalle elezioni dicevano che Bersani stravinceva in carrozza col 35%, si diceva Grillo, chi lo sa, forse arriva in doppia cifra, no? Berlusconi sta al 12, andate a riprendere le pagine dei giornali di 20 giorni prima delle elezioni, anno 2013. Questo per spiegarvi, quando dicono no, i sondaggi hanno detto che già è successo questo, già è successo quell'altro, voi state allo 0,3, voi state allo 0,5. Io neanche i sondaggi nostri vi testimonio come verità di fede, che dico che siamo al 2,6% e ci manca un'unghia così ad arrivare alla rappresentanza parlamentare, che apro e chiusa parentesi sarebbe l'unico elemento che farebbe stravolgere gli analisti politici e griderebbero da dove vengono questi marziani, con il piccolo particolare che l'hanno già dovuto fare il giorno dopo il Family Day, senza aver citato una riga sui giornali o un minuto in televisione, si sono ritrovati 1 milione di persone a Piazza San Giovanni, perché noi siamo popolo, a prescindere, dal riconoscimento mediatico che arrivi o meno, ben sapendo che i media sono detenuti da sistemi di potere organizzati attorno a interessi politico-imprenditoriali. Quindi non siamo degli ingenui. Sappiamo come funziona questo gioco. Noi costruiamo semplicemente una mobilitazione, che è una mobilitazione che passa da elementi di fatto che sono sotto gli occhi di tutti se uno li vuole vedere. Le elezioni del 2013, dicevo, si chiudono in maniera molto diversa da come erano stati annunciati dai sondaggi di 15 giorni prima, con tutti e tre appaiati al 25%, un po' di giorni di schermaglie, e cosa fanno? Ve lo ricordate cosa fanno? Quello che faranno se il PDF non farà il successo che ci aspettiamo alle elezioni. Le larghe intese. Il 2013 nasce esattamente con il progetto che è oggi di fatto il progetto con cui hanno fatto il Rosatello. Centrodestra e centrosinistra vogliono governare insieme perché sono sovrapponibili. Mi fanno la storia, nel tuo collegio bisogna votare perché c'è Emma Bonino. Emma Bonino è stata eletta l'ultima volta in Parlamento con il centrodestra. È stata parlamentare del centrodestra l'ultima volta. Non solo,
è stata nominata dal governo Berlusconi per 5 anni commissario europeo, cioè il vertice assoluto della rappresentanza italiana in Europa, una nomina del centrodestra. È l'ultima attività che ha fatto Emma Bonino. Oggi fa la candidata al centrosinistra, ma è tutto assolutamente sovrapponibile. Sono la stessa cosa. E infatti, il primo atto che compiono è fare la maggioranza insieme. Il governo guidato da Enrico Letta, stavo dicendo Gianni, un lapsus, ma è il nipote. Quindi evidentemente capite che li stiamo. Così come vi dico che il governo di larghe intese 2018 potrebbe essere il governo Bonino, perché quella è eletta dal centrodestra e anche dal centrosinistra. E quindi è il punto d'equilibrio perfetto. A meno che voi non mettete questo legnetto nel meccanismo e glielo fate saltare questo gioco, perché le decine di parlamentari eletti dal popolo e la famiglia, se facciamo il 3%, non eleggiamo uno o due, ne eleggiamo decine, a quel punto fanno saltare il gioco. E altrimenti, come si apre la legislatura 2013? Ve lo ricordate il primo provvedimento di legge che viene votato dalle larghe intese? Nessuno se lo ricorda, ma il primo provvedimento da legge votato dalle larghe intese è la legge Scalfarotto. La legge Scalfarotto viene approvata alla Camera dei Deputati nel 2013, perché in testa hanno l'idea del meccanismo francese del mariage pour tous. Cosa era successo in Francia? Per fare il matrimonio omosessuale in Francia, il mariage pour tous, cosa approvano prima? Approvano la legge Tubira. Che cos'è la legge Tubira? Una legge per cui quel simbolo lì, mamma, papà, figli, con sopra scritto no gender nelle scuole, se veniva utilizzato in Francia, ti portava a essere passibile di pena carceraria. Tant'è che durante le manifestazioni contro il mariage pour tous, grazie alla legge Tubira, vengono arrestati i padri di famiglia perché portano una maglia con sopra quel simbolo. Per questo è il nostro simbolo, perché è un simbolo di libertà, è un simbolo di libertà per tutti, non solo per noi, per tutti. Se arresti la legge Scalfarotto, ve lo ricordate, no? La nostra Donatella è presidente di associazione, il nostro Alberto pure, io sono presidente di associazione. 6 anni di carcere. Bravo, l'avvocato è anche avvocato e sa bene che la pena è 6 anni di carcere ex articolo 1, 6 anni, amici miei. Ora voi immaginate, nel mondo pro-life italiano, che già non è fatto di leoni ruggenti, diciamo così, no? Assolutamente. Se gli davano pure i 6 anni di carcere come spada di Damocle, che succedeva? Allora il Signore ogni tanto fa qualche miracolo, grazie a Dio. Nel 2014, con la litigata sulla legge sulla presidenza Mattarella, vi ricordate, si litiga sul nome del Presidente della Repubblica, salta quel patto. I ministri del centrodestra, per la verità, restano ministri nel governo, perché non hanno una tanta voglia di mollare la poltrona, e si fanno una semplice ribattezzatura. Si chiamano Nuovo Centrodestra, vi ricordate che succede questo, no? Quindi il Nuovo Centrodestra, i poltronari, si allea col centrosinistra, poltronari al quadrato, restano tutti là, non cambia niente in realtà. E che si inventa la stagione politica italiana successiva, che per fortuna però non fa approvare la legge Scalfarotto al Senato e quindi resta impastogliata nei numeri che si fanno improvvisamente più esigui? Comincia la stagione meravigliosa degli alfaniani, che suona come una cosa di fantascienza, no? Arrivano i venusiani, gli alfaniani. Ora attenti però, quella stagione con 20 parlamentari, perché quelli sono i numeri, che il PD non ha e che gli servono per varare tutte le norme, Alfano, Maurizio Lupi vanno in conferenza stampa quando fondano il Nuovo Centrodestra dicendo noi ci stacchiamo perché noi vogliamo avere la responsabilità di governo e saremo l'argine contro l'approvazione di leggi contro la vita e la famiglia, non faremo mai fare le unioni gay. E c'è una conferenza stampa spettacolare che ve la dovete vedere tutta, perché è diventata oggi un film comico. Ve la guardate, è un film comico. Nel frattempo, non paghi
comincia il 2015 con l'approvazione di un'altra legge fondamentale per i destini della Repubblica, evidentemente, perché, voi sapete che io ho delle colpe da farmi perdonare, io sono stato parlamentare del Partito Democratico, lo sapete. Se ci sono sacerdoti in sala, poi mi confesso e mi assolvete, spero, anche se il peccato è grave. Allora, il dato fondamentale è che il 2015 si apre con una mia amica del Partito Democratico che conosco bene. Il vantaggio, diciamo, di essere stato del PD, che io le storie le conosco di tutti, sono stati i compagni di banco, diciamo così, che aveva un piccolo problema. Si era invaghita di un notissimo conduttore televisivo e aveva bisogno di far approvare una legge sul divorzio, perché era sposata e doveva rapidamente divorziare. E fa la relatrice, dunque, di una legge che si chiama Divorzio Breve, che nel 2015 viene approvata all'unanimità dai parlamentari di tutti i gruppi parlamentari, con i cattolici ovviamente a fare le battaglie, e come no, in Senato si trovano solo 11 che votano contro, su 315 11, alla Camera su 630 ancora di meno in termini percentuali, 19, pensate un po'. Le leggi però hanno una cosa terribile, fanno costume, immediatamente in un anno c'è un più 57% di divorzi, istantaneamente. Viene segnato da Istat immediatamente un più 57%, vuol dire decine e decine di migliaia di famiglie che saltano. In totale prevalenza sapete per che tipo di famiglie sono? Sono gli over 55. Vanno a saltare quelle famiglie che erano tradizionalmente le famiglie stabili, vogliamo dire per consuetudine, per abitudine, perché il tempo aveva consolidato dopo 25 o 30 anni di matrimonio quel tipo di coppie. Bene, no, arriva quel tipo di legge e saltano 30.000 coppie, vuol dire 60.000 persone, che sono 60.000 nonni che potevano dare una mano a una famiglia dove c'era bisogno magari di una condizione di serenità per poter andare avanti con lui e lei che lavorano e dei figli da essere supportati. Questo è il grande effetto della normativa sul divorzio breve, approvata all'unanimità da tutti i gruppi di centrodestra e di centrosinistra, con il piccolo corollario che la mia amica deputata del PD, che doveva accalappiare il famosissimo conduttore televisivo, quando la legge è passata, il conduttore televisivo si è fatto di nebbia, è scappato, perché alla fine Dio c'è, diciamo, insomma. E quindi, 2015 avviene un'altra piccola cosa, che non se ne accorge nessuno, ma è decisiva. Il ministro Lorenzin, sempre Che Guevara Lorenzin, mettendosi d'accordo con l'AIFA, che è l'ente che è preposto alla vigilanza sui farmaci, fa un'opera che posso definire solo come criminale. Io ho descritto tutto questo in Non capiamo o moriamo. Attenzione, i dati sono incontrovertibili. Trovate su di me detta qualsiasi cosa, trovate 455.000 pagine di haters su internet che mi descrivono come il peggiore sulla terra, ma mai una riga, una pagina, una parola di questi libri di O capiamo o moriamo, di Voglio la mamma, sono stati contestati rispetto ai numeri, perché sono questi, sono fatti e sono incontrovertibili, non si discute, i numeri sono quelli che ascolterete oggi e che sono contenuti in 207 pagine di questo libro. Quel rapporto Lorenzin-AIFA produce la liberalizzazione della pillola dei 5 giorni dopo, dalla sera alla mattina. La chiameranno contraccezione d'emergenza, perché sono così incredibilmente disonesti da dire che 5 giorni dopo siamo in luogo di contraccezione, non di aborto, quando è evidente che gli spermatozoi che noi maschietti depositiamo non stanno 5 giorni a fare un rave party, in tutta evidenza, no? Procedono al concepimento, la pillola 5 giorni dopo interviene a fermare una vita già concepita. È a tutti gli effetti una pillola abortiva, che almeno fino al marzo 2015 doveva essere prescritta da un medico, come lo si fa per l'antibiotico persino. Con quella telefonata viene liberalizzata. Che succede? Ricordatevi sempre, quando cambiano le norme, cambia il costume. Da 13.000 scatole consumate di Ella One o Norlevo, sono abituato a fare i nomi e i cognomi, questi sono i marchi farmaceutici che hanno il beneficio
di questa norma si passa da 13.000 a 1.200.000 scatole consumate. Qualcuno è molto grato al ministro Lorenzin. Qualcuno è molto grato. Ricordatevi sempre che questi sono colossali business. La ferita che viene inferta agli ultimi, al bambino non nato, all'anziano che viene eliminato con la via eutanasica, al malato, sono sempre ferite che hanno sullo sfondo una montagna di denaro. Una montagna di denaro. L'effetto poi immediato, che se tu metti 1.200.000 scatole in circolo della pillola abortiva, sostanzialmente non la puoi chiamare abortiva, altrimenti non la potresti vendere, perché la legge 194 impedirebbe, persino la 194 impedirebbe di vendere quel tipo di pillola. L'effetto immediato che hai è che le nascite collassano. E infatti noi dal 2015 battiamo ogni anno consecutivamente il record di denatalità. Ogni anno andiamo peggio, è incredibile. Se vi prendete i giornali di ogni fine gennaio, ritroverete ogni anno lo stesso articolo. Tragedia della natalità in Italia, ha battuto il record storico dal 1861 a oggi. Lo trovate tutte le volte nello stesso articolo, senza mai una cavolo di risposta per cambiare questo trend. E allora la risposta la dà il popolo e la famiglia, proponendo il reddito di maternità, 1.000 euro al mese alle donne che quando fanno un figlio vogliono dedicarsi alla famiglia, perché così è un investimento valoriale che proponiamo al paese, perché le donne possano scegliere, scegliere. E se vogliono continuare a lavorare, ovviamente lavorino e continuino a dare il loro contributo da quel punto di vista, ma se vogliono essere madri di famiglia, che sia riconosciuto il ruolo prezioso e determinante della madre di famiglia nel nostro paese, che è una lavoratrice che semplicemente lavora il quadruplo delle altre. E allora diamogli questo riconoscimento. Costa niente fare il reddito di maternità. La nostra caratteristica, le persone sono qui, i vostri candidati, persone concrete che non propongono la luna, non dico reddito di cittadinanza a 12 milioni, diamo 1.000 euro a tutti, perché sono puttanate quelle, che devasterebbero i conti, non li applicheranno mai. Noi prendiamo e facciamo proposte valoriali, che hanno un senso di valore, non sono solo proposte di natura economica. Noi diciamo questo è il valore, questo è ciò che serve. E ovviamente la platea del reddito di maternità è un centesimo della platea del reddito di cittadinanza, quindi è immediatamente fattibile. E infatti vi dico che se noi saremo rappresentati in Parlamento con i nostri deputati e senatori, che saranno determinanti alla costruzione di una maggioranza di governo, noi ci siederemo al primo Consiglio dei Ministri solo se verrà riconosciuto il diritto ad avere un decreto legge, non un disegno di legge, un decreto legge immediatamente operativo per l'istituzione del reddito di maternità. Questa è la nostra condizione per la presenza al governo del Paese. E vedrete che ce lo danno, vedrete che ce lo danno, perché noi non siamo gli alfaniani, a noi non ci accontentano con un posto da sottosegretario ad Alberto Agus, a noi ci devono dare le soluzioni per il popolo, perché noi siamo popolo e vogliamo dimostrare che siamo entrati in Parlamento, siamo entrati nel lagone politico per cambiare radicalmente la storia di questo paese, perché se è un paese che non fa più figli, amici miei, se non capiamo questo, noi moriamo. Non lo dice il libro di Maria Di Nolfi, lo dice l'evidenza, la demografia, la matematica, scegliete quello che volete, ma se il saldo naturale tra nati italiani e morti italiani ogni anno è meno 350.000, e non guardate il dato mediato dalla presenza immigratoria, che non conta di guardare su quello che siamo noi, vuol dire che noi in 3 anni abbiamo perso 1 milione di italiani, in 30 anni ne perdiamo 10 milioni, creiamo un buco enorme, e come tutti i vuoti in fisica, i vuoti si riempiono, l'Italia è finita. È finita. Ed è finita le sue strutture di welfare. Le donne, Donatella lo sa bene. Le cose concrete, cioè poter poi mandare il figlio a scuola, poter avere il pronto soccorso se ne hai bisogno, la pensione di reversibilità se sei una donna che rimane vedova, quelle cose concrete che le donne conoscono bene,
con 10 milioni di italiani in meno, signori, sono finite, non reggono più le strutture di welfare davanti all'impoverimento fondamentale che deriva dalla mancanza di figli. E allora fare una norma che liberalizza quella pillola i 5 giorni dopo, lo capite che è un favore a uno o due che diventano molto ricchi ed è un crimine nei confronti di un popolo e che quindi noi dobbiamo rispondere politicamente, diventando consapevoli. La nostra arma è la consapevolezza, è sapere che queste cose sono accadute e quindi con questo spiegare perché. Perché in quel 2015, a un certo punto, il 20 di giugno, ci siamo ritrovati una marea di noi in piazza San Giovanni a protestare contro la legge Cirinnà, che aveva allora, vi ricordate, all'interno della norma, il famigerato articolo 5, quello sulla stepchild adoption, che è un po' come la contraccezione d'emergenza, è sempre il trucco. Quando vedete il trucco linguistico, quando vedete qualcosa che e capite che vi stanno fregando, è sempre così. E ancora una volta Mariano Orfi aveva la fortuna di averli conosciuti da vicino e quindi sapeva che c'era quel senatore del Partito Democratico che si era andato a fare l'operazione di utero in affitto negli Stati Uniti, si era riportato il bambino, l'aveva intestato con una macchina al suo compagno e adesso pretendeva la stepchild adoption. Guardatevi il dibattito al Senato sulla stepchild adoption, che è qualcosa di surreale perché i senatori non sanno neanche pronunciarlo, stepchild adoption. La traduzione è adozione del figliastro, evidentemente quel senatore voleva dire io adotto il figlio del compagno e attraverso questo escamotage il figlio risulta figlio di due papà. Ora vi è chiaro che quel senatore è il suo compagno, Nichi Vendola è il suo compagno, possono provare 8 mesi, 10 mesi o 10 anni a avere figli per via naturale. C'è una qualche difficoltà oggettiva, non discutibile, evidente. Ma se tu costruisci norme che dicono che quella è famiglia, se tu costruisci norme che dicono che quella è famiglia, loro pretenderanno i figli. Infatti li pretendono. Con quale modalità? Il buon Nichi Vendola è dotato di utero? Gli ovuli delle donne si trovano al supermercato accanto a lenticchie e borlotti? Oggi sui giornali avete visto di un medico molto noto condannato a 7 anni perché si era andato a prendere con la forza 8 ovuli di una donna costretta, sedata apposta, aperta per prelevare quello che è diventato il tesoro nel nostro tempo. Per un ovulo pagano negli Stati Uniti $15,000 a ogni ragazza. Allora io in questo libro ho messo come si fa a prendere un ovulo a una ragazza. Quella ragazza non si rialza più, quella della condanna di Severino Antinori, perché fare quelle operazioni vuol dire devastarlo un corpo, ma non ve lo raccontano mai. Allora io nel libro, non capiamo, moriamo, vi ho messo una bella cosa, un bel link. Così cliccate e guardate un documentario che si chiama Exploitation, che non è mai stato trasmesso in Italia e mai sarà trasmesso in Italia. Ma se guardate Exploitation, guardate le facce delle ragazze dopo che sono state sottoposte a 8 mesi di bombardamenti ormonali, dopo che sono state sottoposte alla devastazione del prelievo di questo ovulo, molte delle quali non avranno mai più figli dopo quel tipo di esperienza e alcune delle quali 3 sono morte senza che nessuno abbia saputo niente. Sto parlando solo degli Stati Uniti, cioè dei luoghi dove fare questa cosa si fa con $200,000 dei ricchi che vengono e pagano quel tipo di procedure e con una certa, diciamo, igiene e situazione tranquilla. Ma il vero centro di produzione di questo orrore non risiede negli Stati Uniti, risiede in India, in Bangladesh, in Birmania, in Cambogia, in Thailandia, dove decine di migliaia di donne a 16 anni vengono sostanzialmente ridotte in schiavitù per essere costrette a fare 10, 11, 12 parti nel loro ciclo fertile, con economie di intere città che sono legate alle cliniche cosiddette della fertilità. E se quelle ragazze si sottraggono a quel racket, leggete Indian News.
Leggete Daily Today. Quelle ragazze vengono ammazzate se si sottraggono al racket, con la logica perfettamente mafiosa, molto spesso uccise dalle loro stesse famiglie, perché quella logica deve essere salvaguardata, ovviamente sempre, per una ragione di business. L'orrore della legittimazione del mutuo in affitto era contenuto nella legge Cirinnà, con il trucco linguistico della stepchild adoption, in maniera che nessuno potesse comprendere niente, e con autorevoli parlamentari cattolici che mi spiegavano che avevo fatto un eccesso di allarme, scrivendo in voglio la mamma quello che era vero, quello che era vero, che si stavano apparecchiando le ovette nel piatto. E noi abbiamo distrutto la frittata. Non abbiamo fatto noi, abbiamo fatto voi tutti insieme, ma tanta gente che si è mobilitata, perché alla fine è vero, ci hanno tradito i politici, si sono venduti, hanno aperto il negozio sui principi non negoziabili e se li sono venduti neanche per 30 denari ma per 15. Gli stessi politici erano lì presenti al Family Day del 2015 e del gennaio 2016. Ma la mobilitazione di un popolo intero ha fatto sì che la legge sia stata approvata con lo stralcio dell'articolo 5 e che l'utero in affitto in questo paese sia ancora reato. È ancora reato grazie alla vostra lotta, perché se si lotta si vince. Se un popolo lotta riesce a vincere davanti alla barbarie. E ancora oggi, legge 40, articolo 6, comma 12, chi fa una pratica di utero in affitto, anche solo la pubblicizza, per le norme italiane, è passibile di 2 anni di carcere e 1 milione di euro di multa. Questa è la norma. Nel giugno 2016 entra in vigore la legge Cirinnà. La legge Cirinnà, sapete, no? È stata applicata a 2000 casi. Sono 2000 coppie che hanno usato la legge Cirinnà. In questo giro completo del mondo che faccio ogni giorno, ritrovandomi in una casa diversa, in un albergo diverso, ero qualche giorno fa a Schio. Sapete dove sta Schio? Vicenza. Lei lo sa perché Venera, la Carbonina, ha detto subito Vicenza, ma voi non lo sapevate, io non lo sapevo, ci sono arrivato col navigatore grazie a chi mi ci ha portato. Salgo sul palco di Schio, mi aprono davanti il giornale locale. Un architetto ultra settantenne si è unito civilmente con un batterista jazz di 50 e dichiara al giornale che si unisce utilizzando la legge Cirinnà senza essere omosessuale, ma solo per passargli la pensione di reversibilità. Io leggo sto giornale stupefatto, resto il giorno dopo che dormo a Schio e vedo il giornale il giorno dopo, vanno a chiedere l'interpretazione autentica, che come mi spiega bene il giurista Agus, è l'interpretazione del legislatore, che dice cosa vuol dire la legge effettivamente. Il problema è che il legislatore nel disgraziato caso si chiama Monica Cirinnà. E quindi Monica Cirinnà dice che va benissimo il meccanismo di Schio. Cioè una truffa evidente, va benissimo. Perché? Perché servono i numeri. Se non si capisce che sono stati 3 anni e mezzo a inchiodare il Parlamento intorno a quella legge, o meglio, si capisce bene che una legge è fatta solo per una lobby. Allora si inventano questo meccanismo, va bene il meccanismo di Schio. Ora, chi ha letto Capiamo o Moriamo sa che c'è un lungo capitolo dedicato a mio papà, 25 anni, 25 pagine, dedicato alla figura di mio padre e legato al capitolo sull'eutanasia, e scopre chi legge il libro che mio papà è meridionale. Io sono uno che è cresciuto nella realtà meridionale, in Campania, in una regione dove papà ogni volta mi diceva: vedi quello sulla motocicletta? Quello è cieco, perché c'era una certa diffusione della pensione di invalidità come strumento, diciamo, di raccolta del consenso, chiamiamolo così. Fino al 35% della forza lavoro in una provincia era invalida. Ora, se tu usi in quella maniera un istituto che è fondamentale, no? Che è giusto, che è razionale, qual è l'effetto? Chi è che paga le conseguenze vere di quel tipo di utilizzo? Il vero disabile. Perché ovviamente tu lo dai a quello sulla motocicletta, lo dai a tutti, e il vero disabile si ritrova, e lo sanno le famiglie che devono supportare la disabilità di 3,8 milioni di disabili veri in Italia, la pensione di invalidità è qualcosa di ridicolo. È la famiglia che supporta la disabilità oggi, non lo Stato. Il sistema di welfare è la famiglia. Ora, io che conosco quelle province,
aspetto che le province di Nocera Inferiore scoprano il meccanismo di Schio e vi giuro che fioccheranno i confetti arcobaleno. Vedrete quanti. Ho dovuto scrivere io stesso un editoriale sul piccolo quotidiano che dirigo e spero voi leggiate, che si chiama La Croce, intitolato "Mollate le mogli, puntate ai suoceri". Conviene. Se togli la borbottona che sta lì da 35 anni vicino, col divorzio breve non costa neanche più niente, via. Un team. Te vai col vecchietto, che non è a moltissimo, diciamo così, incassi la reversibile e fai più niente. Sembra una battuta, ma attenti, perché se tu innesti un elemento di razionalità, lo dico, in un sistema che è razionale, per cui la pensione di reversibilità serve alla mia mamma che per 48 anni ha fatto, perché gli è nato il ciccione qui, la mamma e la moglie ha curato il marito fino al giorno in cui è morto e ha fatto solo quello tutta la vita, la pensione di reversibilità è stata pensata per decine di milioni di donne che dagli anni 40 a oggi erano in quelle condizioni, perché il nostro popolo è ancora un popolo fatto così, nonostante tutti gli assalti tentati contro la famiglia. Il nostro popolo è composto da 29 milioni di italiani regolarmente sposati, pare incredibile, 15 milioni di figli allevati in quelle condizioni, minorenni o maggiorenni non autosufficienti, i 3,8 milioni di disabili che ho citato, gli anziani non autosufficienti che ricadono inevitabilmente sulla fatica della famiglia quando arrivano in quel tipo di condizione, e questa famiglia che è così determinante per il, vorrei dire anche solo il semplice resistere di questo paese, in questa legislatura è stata oltraggiata e presa a picconate fino all'ultima conferenza nazionale sulla famiglia, quando sono riusciti ad andare a noi a dirci che dovevamo chiamarci famiglie al plurale, perché Laura Boldrini aveva deciso che così bisognava declinare dopo la legge Cirinnà. Abbiamo sentito Piercarlo Padoan per dirci che non c'era un euro per la famiglia, e anzi si è, diciamo così, andato oltre la promessa, perché è andato due giorni dopo in Consiglio dei Ministri per proporre il dimezzamento del bonus bebè. Io non ci volevo credere. Il bonus bebè è già ridicolo. Ha proposto il dimezzamento e questi signori hanno il coraggio di andare oggi in televisione e dire che vogliono politiche per la famiglia. Ma con quale credibilità? Ma come fate? Come si fa a non votare Popolo della Famiglia a queste elezioni? Quello che dobbiamo avere in testa è che se tu costruisci quelle norme puoi imbrogliare, e infatti la Commissione Bilancio della Camera dice per far passare la legge Cirinnà che costerebbe 1 milione di euro. Ma poi il presidente di INPS, Tito Boeri, pochi giorni dopo, ben sapendo quello che vi ho raccontato io, ha detto ma qual è 1 milione? Sta roba minimo ne costa centinaia e centinaia di milioni. Che la verità è questa. E la legge è scritta in maniera così ignobile, divisa in due parti, chi legge che occupiamo moriamo lo sa, la prima parte per le coppie omosessuali che hanno diritto, se unite civilmente, alla reversibile, e una seconda parte per le coppie eterosessuali che se unite civilmente, in una condizione in cui non sono 2.000 ma sono più di 1 milione e crescono 700.000 bambini, se in quella condizione muore il compagno, alla compagna, pur unita civilmente per la stessa legge, la pensione di reversibilità non spetta. Ma non lo trovate incredibile? Ma come si fa a scrivere una legge così? Ma come si fa a essere così evidentemente proni all'interesse di una piccola lobby per punire il popolo della famiglia, per punire tutti noi, per dire guardate che in realtà il modello siamo noi, che è il modello individualista dell'unione civile, non c'è neanche il divorzio breve. Mi innamoro di Alberto stasera, mi unisco civilmente, 4 giorni dopo gli do la spinta, finita l'unione. E vogliono arrivare a quello, vogliono dirvi che tutto è famiglia per poter affermare che in realtà niente lo è e cancellare dunque la presenza della famiglia in questo paese. Ma qui c'è un paese che di famiglia è fatto, di famiglia è composto, non la cancelli la radice di un popolo. Un popolo non si fa sradicare così.
questo noi siamo e questo noi continueremo ad essere. Il percorso si chiude, come vi ho detto, nel dicembre 2017 di questa disgraziata legislatura con l'approvazione della legge sul biotestamento. La Sardegna è diventata la patria della prima operazione, operazione vergognosa, perché è un'operazione eutanasica. Eutanasica legittimata da una legge, in realtà andando completamente oltre la legge, perché cosa fanno? Usano il clima che si è creato, ma non la norma. Perché la norma cosa prevede in realtà? La norma prevede che in quel viaggio che ho fatto recentemente in Veneto, c'è una ragazza che è stato comatoso da un po' di anni, che prima dell'approvazione della legge non poteva essere toccata, che però dal 31 di gennaio del 2018, giorno di entrata in vigore della legge, potrà essere uccisa in una sola maniera, una e una sola. Si chiama sospensione dell'idratazione, sospensione della nutrizione. E ve la raccontano così sui giornali, vi dicono biotestamento, vi fanno pensare che è una cosa bella di libertà, è uccidere quella ragazza per fame e per sete, è l'unico mezzo con cui possono ucciderla, la fame e la sete. Vi hanno fatto una testa così con DJ Fabbo, usandolo come strumento di una propaganda, strumentalizzandolo, dicendo, facendogli scrivere la lettera a Sergio Mattarella per avere la legge sul biotestamento. La legge sul biotestamento non avrebbe inciso in nulla nel destino di DJ Fabbo. DJ Fabbo per la morte è dovuto andare in Svizzera, è dovuto andare in Svizzera con i soldi in tasca, perché non fanno mica atti pietosi, fanno business sulla pelle dei disperati. E se non hai 18.000 euro all'associazione Exit o all'associazione Dignitas, non ti fanno entrare. Poi ti fanno uscire dopo un'iniezione di pentobarbital che costa il principio attivo 13 euro. Sui giornali ti fanno dire che è stato fatto in una clinica, in realtà sono appartamentini squallidi in cui stai in un lettino accanto alla cucina dove preparano la pozione velenosa, e da lì esci in un sacco nero dei rifiuti, perché devi essere trattato come rifiuto. E questo è il modello? Ho scritto in una frase che è diventata cult e ha vinto pure la frase di peggiore frase dell'anno sull'Espresso. Hitler almeno li uccideva gratis. Questi a 18.000 euro riescono a fare qualcosa di ignobile, persino più ignobile di quello che riusciva a fare Hitler. È figlio di una cultura totalitaria, perché solo gli stati totalitari hanno pensato e sperimentato. La Russia sovietica prima e l'Action T4 hitleriana poi, l'omicidio sistematico dei disabili nel nostro, nell'ordinamento con una legge coerente. Uccidere per fame e per sete, bisogna capire cosa significa. Leggetelo, capiamo, moriamo, capite i dettagli, e non è una cosa asettica. Leggete come è morta Terry Schiavo, la prima a aver subito questo trattamento. Leggete le 133 pagine della relazione sulla morte di Eluana Englaro. Se tu togli l'acqua a una persona, quando muori sei senza più lacrime, c'è niente nel bulbo oculare, nella tua bocca non c'è più saliva ma solo piaghe continue, il tuo corpo è completamente privo di mucose e per 7 giorni reagisci con singulti, spasimi e urla, perché il tuo cervello, anche in stato comatoso, non riesce a gestire quel livello di dolore insopportabile che è la morte per fame e per sete. Questa è la legge ignobile con cui si è chiusa una legislatura ignobile, con i cattolici come Maurizio Lupi che potevano alzarsi in piedi e dire semplicemente: se fate una cosa del genere io vi mando all'esercizio provvisorio. Erano gli stessi giorni in cui si approvava il bilancio e il Quirinale e tutti quanti dicevano: bisogna approvare la legge finanziaria, l'Europa vuole. Bastava dirlo, neanche, bastava minacciarlo, neanche farlo. E invece tutti zitti, tutti silenti, 630 aventi diritto alla Camera, voti contrari 37. Bastava fare anche solo un po' di ostruzionismo parlamentare, la legislatura era finita. Io prendo un impegno solenne con voi,
gli eletti del popolo della famiglia davanti a qualsiasi ipotesi di approvazione di leggi contro la vita e contro la famiglia, quando anche facessero parte di una aggregazione di maggioranza parlamentare, quando anche avessero ministri e sottosegretari, avranno sempre un presidente nazionale che si alzerà in Parlamento e dirà al presidente del Consiglio di turno: signor presidente del Consiglio, lei sta legiferando contro gli ultimi di questo paese, contro i sofferenti che non hanno voce, e allora ascolti la nostra voce, noi le togliamo la fiducia. Questo diremo noi. Questo è il motivo per cui dovete portare il popolo e la famiglia in Parlamento, perché è l'unico presidio pensabile a difesa di principi non negoziabili. Altrimenti faranno la vasta maggioranza con 450 deputati, ci sarà il deputato cattolico che fa il singolo intervento di difesa dei vari principi, ma intanto sono 450. Servono i gruppi parlamentari, serve il consenso, serve dimostrare al Paese che siamo centinaia di migliaia, forse un milione, forse di più. Così cambiamo la storia, non eleggendo uno. L'abbiamo fatta tutta la vita, da 25 anni, da quando Campo mi dicono sta cosa, il lievito. Abbiamo visto che Pagnotto è uscito fuori. È chiaro, no? Allora ora è tempo di assumersi questa responsabilità. Vuol dire che è tempo anche di uscire. Fatevi delle belle foto adesso, la sala è meravigliosa, tutto adesso, fai le foto col cellulare, simbolo e tutta la gente. Facciamolo vedere quanto popolo della Sardegna è venuto a salutare il popolo e la famiglia. Facciamolo vedere con gioia, applauditemi, perché siete quelli che hanno fatto ancora una volta una prova enorme di fede e di forza. E avendo fatto tutto questo con l'orgoglio che vi è proprio, però sappiate che non è parlando tra di noi che risolviamo questa questione, Non è che noi adesso ci siamo visti tra di noi, poi ci mettiamo le foto su Facebook, ci facciamo i mi piace, che forza, che bello, e abbiamo vinto le elezioni. Noi dobbiamo andare a parlare a quelli che stanno fuori da qua. La grande forza è che ognuno di noi ha un'agendina su un cellulare, ognuno di noi va in un bar, ognuno di noi accompagna i nipoti a scuola, i genitori, ognuno di noi va in un posto di lavoro e lì troverete tante persone che 9 volte su 10 vi dicono: ma che è il popolo della famiglia? E allora voi consegnerete il simbolo, il programma, testimonierete con le vostre facce e il vostro sguardo il perché state chiedendo questo voto. Lo testimonierete perché avete subito i vostri insulti, la vostra quota di dileggio, avete subito quelli che vi dicono: ah, ma bisogna votare per quegli altri perché altrimenti si disperde il voto. E sentite sta minchiata, no? Dobbiamo assolutamente non disperdere il voto e riportare Lupi in Parlamento, è decisivo. Quando vi dicono voto utile, rispondete: utile a chi? Utile a chi? Il problema è che sia utile al popolo della famiglia, al popolo italiano, ma sia chiaro, non voglio dare nessun voto utile. Nessun voto utile a Renata Polverini, che nel Lazio si candida capolista e va a fare le marce al Gay Pride dicendo che questo è un patrimonio ormai del centrodestra. Non gli do nessun voto utile, mi spiace, non c'è nessuna utilità. Non collaboro alla complicità del 5 marzo che è insita nella scrittura del Rosatellum. Vi è chiaro che hanno fatto una legge elettorale solo per arrivare a quell'esito. Ma c'è sempre quel signore bellissimo, quel Dio che è un fantasista, che riesce sempre a mettere la palla sotto l'incrocio dove nessuno pensa e può arrivare, e ci arriva anche stavolta. Vede che ci arriva anche stavolta, ogni volta hanno fatto leggi elettorali cucite su misura, gli è uscito sempre il pastrocchio. Fecero il Mattarellum, qualcuno se lo ricorda il Mattarellum? Anno 93, applicazione 94. Perché nel 93 cosa dovevano fare? Dovevano salvare la DC. E ha detto: facciamo i collegi uninominali, la DC sta al 30%, sì, perderà qualche voto, ma i collegi li vince. 500 collegi uninominali sparsi per l'Italia, li fa vicino a 24. Perché quel geniaccio di Silvio Berlusconi, gli ha detto su queste cose, è un genio. Sarà fatto l'alleanza col Movimento Sociale Italiano, lo ricordate, al Sud, Movimento Sociale di allora,
proprio impotabile, la Lega al Nord, anche allora impotabile, ma il geniaccio l'ha messo insieme i secessionisti con gli ipernazionalisti, mettendosi di mezzo lui, e con quell'operazione ci ritrovammo Berlusconi presidente del Consiglio nel 94, la legge elettorale l'avevano costruita contro, lui l'ha usata, è diventata un favore. Nel 2006 fecero il Porcellum, la porcata di Calderoli, e vinsero gli oppositori di quella legge. Stavolta fanno una legge per cementare le larghe intese che sono al governo dal 2011, ma non hanno calcolato il popolo che c'è il popolo della famiglia, c'ha ragione. Non hanno calcolato. Manderemo loro le foto, mi raccomando, dal fondo della sala me ne dovete fare una, siete talmente tanti, voglio vedere tutta la fila proprio, guarda. Fatemi una foto dal fondo della sala, vi prego. E allora tutti gli insulti che beccherete e le varie minacce, il voto utile, tutte queste fantasie, replicate, replicate con coraggio, giocate in attacco e non in difesa, amici miei, giocate in attacco, siete voi che state dando un voto inutile, anzi dannoso, lo avete già dato nel 2013, lo state ridando nel 2018, attaccate, non state lì in regolo guardia a dire ah no, mi devo giustificare. Adinolfi è divorziato. Vi ricordiamo, lo diciamo agli amici che ci danno questa notizia, che tra Hillary Clinton e Donald Trump, Donald Trump batte Hillary Clinton per 3-0. Pure Obama è battuto 3-0 su quel piano. Ma lo ripeto, il signore è un fantasista. Signore, quando deve fondare la Chiesa, si prende lo svizzero di prendere un assassino di cristiani e di farlo principe degli apostoli, perché il Signore decide, non decide nessun altro. E quando io ero in America e guardavo, io non sono un trampiano di natura, penso si capisca pure dall'abbigliamento, dalla, che non ho proprio l'istinto trampiano, però sono un conoscitore degli Stati Uniti d'America, ci sono molti mesi l'anno, amo gli Stati Uniti, li conosco bene, dettagliatamente, ed ero negli Stati Uniti quando ci fu il dibattito Hillary Clinton-Donald Trump, l'ultimo, prima delle elezioni di novembre. Il 25 ottobre si fa questo dibattito alla CNN, per chi ama la politica è qualcosa di straordinario. 100 milioni di telespettatori, vi rendete conto? 100 milioni che guardano questo dibattito. Importante e fondamentale, lo dico e ve lo racconto ora perché voi capiate che siete dentro una dimensione di partita che è internazionale e sovranazionale, non riguarda solo ciò che accade in Italia, la partita è più ampia, è mondiale, e non è vero che vincono sempre i cattivi, eh? Può succedere che qualche volta vincano i buoni, anche se sembrano cattivi o ve li dipingono come tali, e sembra sempre che vincano come quei meccanismi dell'Olanda, del Belgio, della Francia e dell'Inghilterra, ma qualche volta vincono anche gli sloveni, i croati, gli ungheresi e i polacchi. Quindi non è sempre quello che vi raccontano. Allo sconfittismo cattolico che vi dice abbiamo già perso, non credete, siamo in battaglia. E siamo in battaglia come quel giorno è accaduto. Forza, forza! Come quel giorno è accaduto, in cui ho visto un Donald Trump che veniva irriso, che tutti dicevano sarà travolto da Hillary Clinton. L'ho visto in quel dibattito, ero fermo in camera, cementato, devo dire, un dibattito politico vero, bello, quello in cui ci si dà di decidere di tutto, veramente ammazzate, eh? Non è proprio all'italiana, non è la tribuna politica della RAI, insomma, è una cosa un po' più vera. Si dicono le peggio cose, a un certo punto cominciano a parlare di vita. Chi ha letto Capiamo o moriamo sa già che cos'è la sentenza Roe vs. Wade. La sentenza Roe vs. Wade è la sentenza della Corte Suprema del 1973 che di fatto apre la stagione dell'aborto nel mondo, perché afferma un principio che è il principio su cui si baseranno poi tutte le leggi abortiste in tutto il mondo, compresa la legge 194 in Italia. Afferma la sentenza Roe vs. Wade, la 194 del 78, la Roe vs. Wade del 73, afferma che il figlio, finché non è nato, è pertinenza del corpo della donna. Proprio da un punto di vista giuridico noi proponiamo qualcosa di alternativo nel nostro programma, noi proponiamo il diritto universale a nascere e il riconoscimento della capacità giuridica del concepito, voi capite? Quindi proprio sul piano giuridico, tecnicamente, proponiamo un'alternativa alla cultura che dalla Roe vs. Wade
è arrivata fino alla tragedia dell'aborto in Italia. In America è peggio ancora. La Roe vs. Wade fa sì che in tutti gli stati americani si possa abortire addirittura fino alla 20ª settimana, in tutti gli stati, e in 7 stati si può fare la partial birth abortion, e di questo parlano Trump e la Clinton. Clinton dice la Roe vs. Wade riguarda la libertà della donna è intangibile, Donald Trump dice è una vergogna la partial birth abortion e racconta quello che è. Il figlio viene partorito al 9° mese e in virtù della Roe vs. Wade si tiene la testa nel corpo della donna, la si schiaccia e lo dovrà uscire morto. In 7 stati degli Stati Uniti, con le cliniche di Planned Parenthood, questa pratica è fatta. Andate a leggere, i finanziatori di Hillary Clinton in quella campagna elettorale sono trasparenti quei dati, li trovate, non capiamo, moriamo. La prima fonte di finanziamento della campagna di Hillary Clinton sono le cliniche Planned Parenthood. Quando ho sentito Donald Trump andare all'attacco su questo, a parte personalmente mi sono alzato in piedi, ho applaudito da solo in camera, bravo, proprio ho detto bravo. Hai preso il colpo giusto, e ho pensato questo vince le elezioni, perché le conosco le dinamiche americane. Una certa sinistra dem radical americana, gli stessi narratori della politica americana che abbiamo in Italia, che stanno sempre solo a New York, a Los Angeles o al limite a Washington, non la conoscono l'America. Anzi, ne parlano con un certo distacco e disprezzo. Ho letto un articolo qualche giorno fa di Michele Serra su Repubblica. Disprezzava i rednecks dell'Ohio. Si chiamano rednecks perché stanno nei campi a lavorare e dunque hanno il collo rosso cotto dal sole. Per questo si chiamano rednecks. Sono i lavoratori che poi la domenica vanno spesso a messa, sono di quella cintura operaia e proletaria che una volta votava a sinistra e che adesso questa sinistra radical chic la rifiuta. E dunque io avevo capito che quel tipo di popolo si sarebbe spostato e avrebbe dato proprio in quegli stati determinanti la vittoria a Trump. Andai in una conferenza di vari opinionisti a Radio 24 la sera prima delle elezioni, tutti i tronfi a dire no, vince la Clinton sicuramente. Sono l'unico andato a sentire la registrazione in cui non avete capito nulla. Stanotte vince Trump. Perché avevo capito che i cattolici, i cristiani, i cristianamente ispirati si sarebbero spostati proprio per le questioni della vita, da una generica astensione e lontananza magari anche quasi epidermica da quel tipo di candidato presidente, verso il voto, perché la politica e il voto cambiano le cose. Che quegli impegni presi da quel mattacchione, farò un nuovo presidente, un nuovo giudice della Corte Suprema pro-life per modificare gli equilibri, toglierò i soldi a Planned Parenthood, andrò alla marcia per la vita, tutte cose, arriva questo mattacchione che credibilità. Ma quale credibilità ha uno così? Non solo ha vinto le elezioni, e le ha vinte in quegli stati, perché poi dal punto di vista del voto popolare Hillary Clinton in realtà ne ha presi di più di voti di Trump, ma in quegli stati decisivi ha vinto Trump. Ma la prima cosa che ha fatto Donald Trump è stata nominare il giudice supremo, il giudice della Corte Suprema pro-life, è stata togliere i fondi a Planned Parenthood sulla dimensione internazionale ed è stata parlare primo presidente degli Stati Uniti alla 45ª edizione della Marcia per la Vita. Bravo. E poi ha fatto un'altra cosa straordinaria, e qui bisogna proprio conoscere gli Stati Uniti, e vi ho messo nel libro proprio un segmento per capire come si può fare politica prescindendo da noi stessi, dalle nostre debolezze, da ciò che umanamente e fallibilmente siamo, perché siamo pieni di errori, ferite, disastri combinati nella vita. Ma oggi è tempo di battaglia ed è credibile quello che faremo, è credibile la modalità con cui opereremo. Donald Trump, quello che non era credibile, fa una scelta fondamentale e non ho potuto non raccontarla nel libro. Il 4 luglio, voi sapete, è la festa per assoluto degli Stati Uniti. È l'Independence Day, no? Ci hanno pure fatti i film, le canzoni di Bruce Springsteen. L'Independence Day è la festa assoluta per gli Stati Uniti. Donald Trump, primo presidente al primo mandato, dovrebbe fare ovviamente la retorica nazionalista, fare la conferenza stampa alla Casa Bianca. Che fa il mattacchione? Se ne va dagli Stati Uniti.
non lo ricordate, non lo sapete, non ve l'hanno raccontato per niente, lo trovate raccontato in questo libro. Perché Donald Trump va a Piazza Krasinski a Varsavia il 4 luglio della sua prima annata di presidente degli Stati Uniti, va a Piazza Krasinski davanti a 1,5 milioni di polacchi che lo accolgono con un affetto che ovviamente non avete visto su nessun telegiornale, che non vanno mai raccontato. Fa un discorso di cui vi metto il link e alcuni passaggi perché sono veramente da brividi. E ho imparato a memoria una parte di quel discorso. Perché Donald Trump dice: per me oggi e per il mio popolo è la festa dell'indipendenza. L'indipendenza è la libertà. E non potevo non venire a festeggiare la libertà se non con voi, popolo polacco, che siete stati schiacciati nella vostra libertà dal totalitarismo di tutti i colori, schiacciati dal piede violento e vigliacco del nazismo, come dalla dittatura burocratica del comunismo. Vi hanno cancellato ogni diritto di libertà e di pensiero e di associazione, ma voi avete resistito guardando sempre all'idea di una luce che si potesse illuminare al fondo di questo tunnel della libertà negata. Finché gli ultimi tra voi, gli operai dei cantieri Lenin di Danzica, portando sul bavero delle loro giacche quando la domenica andavano a messa l'immagine di una Madonna nera, la Madonna di Częstochowa, guidati da un uomo santo che da Roma vi aveva invitato a non avere paura, vi siete alzati in piedi e la vostra libertà ve la siete riconquistata, pronunciando davanti ai dittatori di ogni colore, pronunciando davanti ai dittatori di ogni colore tre parole, che sono le sole parole di libertà che io conosca. We want God. Noi vogliamo Dio. Questa è la grandiosità che io riesco a immaginare di una leadership. Di una leadership che più laica non si può immaginare. Che è una leadership evidentemente laica. Ma c'è Melania vicino, figuriamoci, al Circo Barnum. È un bigotto? Difficile descriverlo così, no? Ma chi l'avrebbe detto? Chi l'avrebbe pronunciato un discorso di quel genere? Non te lo scrive un ghostwriter un discorso così. Chi lo pronuncia in Italia? Pier Ferdinando Casini? Lo vedete? Lo fa? Che dite? Siamo diventati il popolo che ha paura di dire la parola Gesù. Siamo diventati il popolo, io ero in Friuli, nel giro infinito. Entro in Friuli nelle giornate natalizie e scopro che in una scuola terza elementare, la classe di mia figlia, c'erano i canti natalizi e bisognava rispettare la rima, ma non bisognava offendere, secondo la direttrice scolastica, e allora bisognava cantare non più Gesù, ma Perù. Non è una battuta, è un dato che trovate sui giornali. Hanno fatto cantare ai bambini le canzoni di Natale dicendo Perù al posto di Gesù. Mi vedete ogni tanto in televisione con quel genio di Alessandro Cecchi Pavone, il Vertice, no? Che mi spiega tutte le volte, che mi fa la predica, perché poi i predicatori sono sempre loro. Dico che noi siamo i bigotti, ma i predicatori sono loro. Ma lo Stato è laico. La scuola è laica. Caro Alessandro, cari laicisti di questo paese, tutto vero. Lo Stato è laico, ma il nostro Stato non è ateo. Se una croce è in quelle classi, se una croce è nelle aule di tribunale, se una croce è negli ospedali, è perché quell'uomo crocifisso è la radice profonda del nostro paese e noi ne siamo orgogliosamente consapevoli. Noi ne siamo orgogliosamente consapevoli e non ci vergogniamo di dirci anche in una campagna elettorale cristiani.
non c'è nulla di cui vergognarsi. Affiancati da tante persone agnostiche, persino atee, che votano per il nostro programma, mi è capitato in molte realtà, che poi incontrarle fisicamente, guardate, il vostro programma è talmente ragionevole che noi votiamo per voi perché è giusto quello che proclamiate. Noi non facciamo testimonianze di natura religiosa, siamo un partito aconfessionale, assolutamente laico. Le proposte che abbiamo elencato, il nostro programma, quello che scrivo, è tutto completamente comprensibile attraverso i meccanismi di ragione. Per la battaglia serve un po' di fede però, che varivano tante di quelle mazzate, tante di quelle botte, che ho capito che Giuliano Ferrara, dopo aver fatto la lista aborto no grazie, adesso vota Emma Bonino, che dopo essere passato nel mondo cattolico ha detto vabbè, sai che c'è, lasciamo perdere. Vabbè, ma non vi meravigliate, nel governo Berlusconi del centrodestra che elegge Emma Bonino prima in Parlamento e poi la manda in Europa, Ferrara era ministro, cioè ha una sua linea di coerenza. È faticoso, solo la fede vi sorreggerà in realtà nella battaglia quotidiana. Con la fede andremo lontano però, e non vergogniamoci di ogni tanto dirlo, e sì, siamo stati a messa, sì, abbiamo sentito, lunedì mi è capitato di andare alla messa infrasettimanale, che è un'attività che è piuttosto esotica ormai nel nostro paese, incontrarmi con le mie amiche cinque vedove, tutte votanti Popolo della Famiglia, è un mezzo di campagna elettorale, e di ascoltare lunedì, proprio questo lunedì, il Vangelo del giorno, il Vangelo di Marco, che io adoro e consiglio sempre, il Vangelo di Marco è in 80 minuti lo leggi tutto e magari fai un incontro che ti cambia la vita. È scritto poi in maniera meravigliosa per uno scrittore, cioè leggi e dici 2000 anni fa che tipo di intuizioni anche stilistiche straordinarie. E c'è questa pagina di Vangelo, se lo leggi il Vangelo ti accorgi che Gesù è un tipo piuttosto tosto, non è il volemose bene che raccontano nella traduzione, è uno tosto. Allora arriva il discepolo che gli dice nel Vangelo di lunedì: maestro, abbiamo una sola pagnotta. Qui la traduco un po', scusate. Qui siamo in tanti, siamo un po' di barche, in quel momento stanno a Tiberiade, e come facciamo a mangiare? E il maestro li guarda e comincia a fare quello che a me piace molto, cioè snocciolare i numeri, perché i numeri spiegano. E allora li comincia a interrogare. Cioè, ti ricordi quella volta che eravamo in 5.000 nella spianata? Quante pagnotte avevate quella volta là? 5, maestro. Quante sporte di avanzi avete portato via? 12, maestro. E quell'altra volta lì, in cui c'erano 4.000 persone davanti a noi, quanti panni avevate? Quanti panni avevate? 2. Quante sporte di piede di avanzi avete portato via? 7, maestro. Gesù propone a quel punto la domanda fondamentale. 3 sole parole. Ancora non capite, ancora non capite, perché voi capiate che sta sulle nostre gracili spalle una responsabilità che è però solo nostra, di fare quello che dobbiamo fare da cristiani, e cioè andare a conquistarci lo spazio che è giusto per salvare il paese dall'inferno, perché questo dobbiamo fare, dall'inferno, perché se vince la visione antropologica di chi dice che un bambino si può comprare, che un utero di una donna si può affittare, che una ragazza di 19 anni si può squartare per prendere il suo ovulo, che visione antropologica è quella? È la visione antropologica di chi ha trasformato la persona in cosa. Sei una cosa dopo che vince quella visione là. Lo dice sempre Papa Francesco, attenti, che poi inevitabilmente la conseguenza è la cultura dello scarto. Perché la cosa fallata si elimina. E infatti leggiamo le statistiche. In Islanda da 5 anni non nasce un bambino down. In Danimarca sugli ultimi 1800 ne sono nati 2. E ho dovuto leggere un titolo di quotidiano pochi giorni fa che diceva: la prevenzione funziona. Se tu prendi un segmento di popolazione e per le sue caratteristiche fisiche lo elimini dalla faccia della terra, io so definire questa pratica solo come genocidio eugenetico di stampo nazista, non ho altre definizioni.
non ho altre definizioni. E mi comporterò tutta la vita come quando avevo 13 anni, stampando un volantino dicendo no all'aborto, molto semplicemente, senza fronzoli, senza se e senza ma, perché la nostra risposta a chi ci dice che invece le persone sono cose, nel momento non diventano più produttive, possono essere eliminate magari con un'iniezione di pentobarbital da 13 euro pagata 18.000, quelle persone stanno conducendo il nostro paese verso l'inferno, non verso il progresso. Non c'è nessuna cosa buona, nessun diritto civile, è inciviltà. Dall'altra parte c'è un fronte che sta combattendo questa battaglia in Italia a livello internazionale, che continua a dire che c'è dignità profonda in ogni persona, dal concepimento fino alla morte naturale. Molto semplice. Questi siamo noi. Questi siamo noi. Lo dovete fare con coraggio. Lo dovete fare pronti a pagare le conseguenze della proclamazione di questa verità. Le conseguenze sono essere definiti, no? Bigotti, ultracattolici, a me beccano sempre omofobo, integralista, retrogrado. L'altro giorno mi hanno messo uno striscione accanto a 3 metri da dove parlavo a Imola, fascista di Nolfi, tu muori, punto esclamativo. E se c'era Laura Boldrini, c'era già la Digos a casa degli autori del meraviglioso graffito, con noi si può far tutto invece. E neanche una riga sui giornali, ovviamente. Ultimamente mi hanno cominciato a definire medievale. Questa è la roba che va di moda, vero? Medievale funziona la grande. M'hanno messo dentro a un gioco da tavolo con la cosa, con la corazza che copre la panza, che esplode. Proprio, è un gioco da tavolo, anche abbastanza divertente. La panza c'è, per cui non posso negare. E allora io ho deciso di farmi forza e di difenderlo io sto cavolo di Medioevo. Sapete che c'è? Sono reduce dal Marche, Umbria, sono stato attraversato le terre del terremoto, ho visto luoghi, San Benedetto da Norcia con la meravigliosa chiesa andata giù, e dico, ricordatevi delle abbazie, ricordatevi San Benedetto, ricordatevi del monachesimo occidentale dell'anno dell'VIII secolo, del IX secolo, che è l'origine della cultura d'Europa, e per questo San Benedetto è il patrono d'Europa. Ricordatevi, visto che vengo da Rio Saliceto, non lontano da Bologna, che la prima università della storia umana è l'anno 1000, l'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, in quell'anno 1000 che doveva essere l'anno della notte dei tempi. Poi io sono un figlio della Chiesa, talmente innamorato della Chiesa, anche se devo stare all'ultimo banco a messa, ma così innamorato della Chiesa che ho quella sindrome un po' di quando la donna non te la dà, per esempio, insomma. Per cui è un amore che è andato quasi oltre. Adesso la fase di innamoramento per i papi infami, tipo Bonifacio VIII, avete presente Bonifacio VIII? Quelli proprio carogna, quelli che i papi sbattuti nelle male bolge da Dante, che non hanno una buona, diciamo, una buona fama. Però guardate il Signore sempre com'è straordinario a far luce attraverso le lampadine fulminate. Bonifacio VIII, il simoniaco Bonifacio VIII, il Bonifacio VIII che aveva figli, che era, insomma, non certo un esempio. Nel 1300, per soddisfare ancora di più la sua simonia, istituisce il giubileo, l'anno santo. L'abbiamo fatto poco fa, lo rifaremo fra 6 anni, nel 2025, da 6 anni e qualche mese. Verrete a Roma, ricordatevi che se state venendo a Roma per l'anno santo, lo dovete a Bonifacio VIII, che è lui che sarà inventato il giubileo. E ha fatto una cosa in più. Poiché per arrivare a Roma bisognava fare una fatica molto significativa, camminare lunghissime, e arrivavi molto stanco, malato, qualche volta moribondo, Bonifacio VIII istituisce anche il primo ospedale pubblico e completamente gratuito della storia, 1300, Santo Spirito in Sassia, altro frutto del Medioevo, l'ospedale che cura gratuitamente le persone che non ce la fanno, gli ultimi, i deboli. Quando verrete a Roma, spero prima del 2025, 24 febbraio. Fate il 24 febbraio, anzi brava Alessandra, quando venite a Roma per l'Assemblea Nazionale nostra, e imboccate Via della Conciliazione, perché magari volete andare a salutare la piazza della capitale della cristianità, piazza San Pietro. Prima di entrare in Via della Conciliazione date un occhio a sinistra sul Lungotevere, perché 718 anni dopo
L'ospedale Santo Spirito in Sassi è ancora lì a dare conforto ai malati, ai sofferenti, a chi non ce la fa, perché noi siamo la radice profonda di ciò che buono è in questo paese, nella nostra storia. Siamo la radice che permane, siamo quelli che hanno un ordinamento giuridico che è sì questo avanzato e rappresenta una soglia per i diritti civili, dove il matrimonio è descritto come matrimonio tra uomo e donna, dove la Costituzione definisce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, dove l'utero in affitto è vietato, e la sentenza della Corte Costituzionale del 2017 afferma che è vietato per ragioni etiche, perché è ignobile sfruttare il corpo della donna e considerare il nascituro frutto di una transazione finanziaria. È ancora la legge, l'ordinamento giuridico di chi dice che non puoi aiutare una persona a suicidarsi nonostante le ipocrisie del processo Cappato. Se lo fai hai una pena fino a 12 anni di carcere, perché la vita è un bene indisponibile. E come non posso fare un'agenzia che vende reni umani, così non posso fare organizzazione che aiuta al suicidio per costruire business per associazioni svizzere. È ancora un ordinamento che fa sì, e poiché queste leggi resistono, poiché queste leggi resistono e le leggi fanno costume, è ancora un ordinamento in cui, se il nostro padre o nostra madre, se i nostri genitori arrivano alla fase in cui non ce la fanno più, quando sono gli ultimi giorni della loro vita, noi li portiamo a casa affinché muoiano tra le nostre braccia, perché il loro dolore è la fonte della nostra saggezza e del nostro futuro. Per noi è impensabile immaginare di ferire noi stessi uccidendo un sofferente o addirittura un nostro familiare con una siringa di pentobarbital, perché noi siamo l'Italia e noi siamo l'Italia dei cristiani, e questo non lo concederemo ai barbari del nord Europa. Non lo concederemo. Non è un orizzonte di progresso, è un orizzonte di regresso. È un ordinamento giuridico barbarico che vuole esserci imposto dalla Open Society Foundation di George Soros, dalla massoneria internazionale, dai neomalthusiani, che hanno deciso che dobbiamo essere pochi e quindi non devono nascere le persone con difficoltà e devono morire il prima possibile le persone che non ce la fanno a essere produttive. È un disegno, amici miei, lo vedete il filo rosso adesso? È un disegno preciso che prevede l'abbattimento di chi non ce la fa, preventivo e nel momento finale, affinché ci siano solo i produttivi utili al sistema. E per fare questo, qual è l'obiettivo che devono centrare? Distruggere la famiglia, perché finché c'è la famiglia, un bambino che ha una difficoltà avrà il doppio e il triplo dell'amore da parte della madre, da parte del padre, da parte dei fratelli. Il nostro nonno che non ce la fa più avrà il sostegno, la simpatia e l'affetto e la gratitudine della sua famiglia accanto. Perché questo è essere famiglia. La devono devastare, la devono disgregare affinché diventiamo tutte persone sole. E allora da soli potrai essere eliminati uno alla volta, senza che nessuno ti difenda, non un padre, non una madre, non un fratello. Questa è la partita che stiamo combattendo. È un po' più di una campagna elettorale, è un po' più il nostro perché, è un po' più perché delle motivazioni che sentirete addurre dai nostri avversari. La responsabilità, lo ripeto, è sulle vostre gracili spalle. Non mi aspetto niente di eroico da nessuno. Il nostro eroismo è essere qua, con la nostra finitezza mortale, i nostri difetti, i nostri limiti, ma di sapere anche tutti con chiarezza e con la maggiore lucidità possibile, e con la consapevolezza piena che se non lo faremo noi, non lo farà nessuno.
se non lo farete voi in terra sarda, non ci saranno altri a fare quello che solo un popolo meraviglioso come quello che ho visto stasera può portare a compimento, ed è un obiettivo che ci viene guardando il cielo e non le ghiande dei maiali. Grazie davvero. Grazie molto.